30 secondi per spiegare come si vota alle elezioni regionali. Innanzitutto si vota un candidato alla presidenza, quindi si mette una X su uno dei nomi dei candidati presidenti. Poi si può scegliere una lista che può essere collegata al candidato presidente scelto oppure collegata ad un altro candidato presidente, quindi il voto disgiunto. All'interno di questa lista si possono scegliere due nomi di sesso diverso, quindi scrivendo un nome maschile ed eventualmente un nome femminile o viceversa. Altra lista a sostegno di De Luca candidato presidente è quella dell'area mastelliana, quindi che fa riferimento all'ex ministro della giustizia Clemente Mastella. Noi campani con De Luca. I candidati sono Salvatore Arena, Maria Rosaria Della Rocca, Vincenzo Grattacasa, Maria Guardigni, Vincenzo Guida, Domenica Francesca Mariniello, Sergio Parisi, l'ex consigliere regionale e sindaco di Sant'Arsenio Donato Pica e Maria Franca Pisacane. A sostegno del candidato presidente Vincenzo De Luca anche la lista Popolari Fare Democratico, dove troviamo capolista l'assessore regionale al turismo uscente della regione Campania Corrado Matera, la consigliera regionale uscente Maria Ricchiuti e poi Giovanni Baldi, Gaetana Falcone, Antonio Fezza, Alfonso Forlenza, Marta Gallo, Antonella Milite e Vincenzo Pellegrino. A sostegno di De Luca candidato presidente anche la lista che nasce da Più Europa, si chiama Più Campania in Europa, che raggruppa il gruppo dei radicali vicini ad Emma Bonino. Capolista è Stefania De Martino, poi abbiamo Francesco Marino Iandiorio, Antonio Genua, Giuseppe Longobardi, Antonella Cataneo, Olga Robertazzi, Luigi Grieco, Alessandra Vicinanza e Giacinto Curcio. Dopo l'esperienza delle europee di Più Europa, il Centro Democratico alle regionali presenta una lista autonoma, quindi l'area liberal del centro-sinistra. Candidati sono Vincenzo Adinolfi, Giuseppe Albano, Maria Teresa Cammarano, Giovanni D'Avenia, Angela Gorrasio, Carlo Montinaro, Lucia Pagano, Umberto Postiglione e a concludere Emanuele Scifo.